Negli ultimi anni Napoli ha raggiunto il suo massimo storico di presenze turistiche. Occorrono perciò nuove strategie di accoglienza e una più ampia offerta di servizi. Al Maschio Angioino hanno preso il via gli Stati Generali del Turismo, promossi dal Comune di Napoli con l'Aeroporto Internazionale di Napoli, il Convention Bureau, le due principali categorie di albergatori, l'Università Federico II e l'Università Partenope. Abbiamo visto le criticità, ma anche l'enorme potenziale della nostra città. Quindi il risultato straordinario di questi anni davvero può essere con ambizione considerato non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per fare sempre di più della destinazione Napoli una grande meta del turismo mondiale. Dal 25 ottobre partiranno i tavoli tematici che proseguiranno fino a novembre per poi culminare in un'assise pubblica nel mese di gennaio. I lavori sono coordinati dall'esperto di management del turismo Giuseppe Iarque. È importante la partecipazione. Dobbiamo fare in modo che tutti i cittadini di Napoli si convincano che il turismo è qualcosa che appartiene a tutti. Turismo siamo tutti, così potremo garantire sicuramente chance e opportunità in particolare per i nostri giovani e fare Napoli una città sempre più luogo universale a cui guarda il mondo con interesse e con volontà di conoscerci e apprezzarci.